Avevo perso la pistola nell'incidente e Barry era svanito nel nulla. Barry! Barry! Oh, amico, stai bene! Che bello risentirti! Stavo cercando di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto! Accidente, che salto! Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero! Lascia stare! Tutto bene? Ho preso dei cespugli, ma neanche un graffio! Non c'è modo di scendere, però è come un muro! Oh, Al! Qualcosa si muove laggiù! Barry è un posseduto! Usa un bengala, Barry! Sì! Barry, stai bene? Tutto bene, Al! Alla grande! Credo che non avesse mai incontrato gente di New York prima! Dovrai trovare il modo di raggiungere la fattoria, Al! Ti aspetto! Barry, aspettami e basta, ok? Al, io qui non ci resto, è un suicidio! Vado alla fattoria, di nuova scoperta, a sgombrare la zona. Poi mi raggiungi. Non preoccuparti, ci penso io! Adesso è Rambo. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. L'oblio era vicino. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe. Mentre guidava per salvare la pelle, sapendo che era tutto inutile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada.
legge per distruggerle e passare. Speravo di trovare un generatore. L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake, ma aveva una missione da compiere. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto, ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Funzionante nei paraggi per accendere le luci vicino al cancello. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. L'auto era diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni.
cercando di mettere ogni pagina nel posto giusto e al momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Avevo intravisto quella luce in precedenza. L'avevo vista nel mio sogno. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. Era colui che aveva messo le pagine sulla mia strada. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Ma era obbligata a seguire la storia e legata al luogo da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera. Qualcuno aveva lasciato un'arma. Ora avevo la possibilità di raggiungere la fattoria. Il temporale infuriava quando i fratelli Anderson uscirono barcollando dalla clinica, seguiti dagli altri pazienti. Sapevano che questa volta non sarebbero tornati. L'oscurità che li avvolgeva pulsava di orrore, ma Thor e Odin non erano spaventati. Avevano uno sguardo scaltro. Conoscevano tutti i passaggi segreti e c'era sangue sulle loro mani. Avevano già affrontato quelle ombre.
Vedevo l'auto, ma non c'era traccia del conducente. Ehi, c'è nessuno? Barry! No! Danny, non sei! Per favore! Ma che diavolo! Cosa sono? No, no, no! Mi dispiace! L'altro giorno. Sono tornato alla fattoria per il liquore, sai. E ti fa vedere cose. Loro non ci faranno caso. Sono rinchiusi in manicomio, ma il mio amico Danny l'ho perso. Qualcosa è andato storto. Non sembra più lui. Come in certi film di terzo ordine. Quando il miglior amico del protagonista diventa cattivo. Ma chi ha scritto questa... questa merda? Pensato a tutte le conseguenze possibili. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore e la ucciderà. E poi ucciderà me e tutti gli abitanti del paese. Non risparmierà nessuno. L'oscurità consumerà tutto. È ciò che ha sempre desiderato. Sarà finalmente libera, inarrestabile. Ha usato Alice per attirarmi. Me l'ha sventolata davanti per motivarmi. Non voleva affatto liberarla. Ma ora cambierò tutto. Fuggirò. Mi sono aggiunto alla storia. Ora ne sono il protagonista. È un rischio terribile, ma è l'unico modo per salvare Alice. Sarò legato agli eventi della storia come tutti i personaggi che ne fanno parte. Perché la cosa funzioni, la storia deve comunque sembrare vera. Devono esserci vittime, fughe, suspense. In una storia dell'orrore non si sa mai se l'eroe ce la farà o riuscirà a sopravvivere. È quasi costretto a morire. Per prima cosa, scriverò la mia fuga. Mi serve aiuto. Sarà Zane ad aiutarmi. Farò avverare ogni cosa. La porta anteriore era chiusa. La fattoria era ancora molto lontana. Mi serviva una macchina per arrivarci in fretta.
Per un istante, Hartman pensò di strangolare quell'idiota. Mott era crudele, ma facile da manipolare. Un bambino che cercava la sua approvazione. Invece Wake era un soggetto molto più complesso. Mott gli aveva dato troppa libertà. Cosa poteva accadere in 2 giorni? Hartman doveva trovare un modo per fermarlo. Immediatamente. Se Barry non era lì, probabilmente era nei guai alla fattoria. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Dopotutto ero arrivato fin lì. Ma Barry era Barry. Come di sicuro avrete notato, la tempesta che aspettavamo alla fine è arrivata davvero. I ragazzi del servizio meteorologico dicono che durerà almeno fino al mattino. A proposito, vi rileggo la descrizione di quella persona scomparsa. Lo sceriffo sta cercando una donna bianca dell'età di 30 anni, snella, bionda e con gli occhi azzurri. Potrebbe essersi persa nel bosco ed è possibile che sia rimasta ferita in un incidente d'auto. Se la vedete, offritele riparo e chiamate lo sceriffo. Il tempo è terribile là fuori. Quindi, se vedete qualcuno in zona che vi sembra un po' confuso, beh, date una mano, ok? Qui Pat Main su KBF FM. Spero che siate tutti al sicuro e al caldo. Thank you.
Come di sicuro avrete notato, la tempesta che aspettavamo alla fine è arrivata davvero. I ragazzi del servizio meteorologico dicono che durerà almeno fino al mattino. A proposito, vi rileggo la descrizione di quella persona scomparsa. Lo sceriffo sta cercando una donna bianca dell'età di 30 anni, snella, bionda e con gli occhi azzurri. Potrebbe essersi persa nel bosco ed è possibile che sia rimasta ferita in un incidente d'auto. Se la vedete, offritele riparo e chiamate lo sceriffo. Il tempo è terribile là fuori, quindi se vedete qualcuno in zona che vi sembra un po' confuso, beh, date una mano, ok? Qui Pat Main su KBF-FM. Spero che siate tutti al sicuro e al caldo.
Sapevo che i fratelli erano stati delle specie di rockstar, ma non ne ero convinto finché non vidi il palco. Al! Corri! Arrivano! Ne arrivano troppi! Dannazione! Felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Sta zitto e spara! Oh, dobbiamo schiacciarli! Posso aiutarti facendo partire le fuochi d'artificio da qui? Falls, la capitale del rock and roll. Al, di qui si va alla fattoria! Thank you.
Vedi? Non c'è problema. Il tuo cartonato è come nuovo, proprio dove l'ho lasciato. Una volta sistemato qui, tornerò a prenderlo. Sì, in effetti era la mia più grande preoccupazione. Capito dove vuoi arrivare. Già, non è stato male. Vuoi che faccia l'imitazione di Barry Wheeler? No? Immaginavo. L'agente Mulligan smise di ascoltare Thornton. Pensava che gli scrittori non fossero molto utili e quel dispiegamento di forze per prenderne uno gli sembrava stupido. Non valeva la pena perdersi caffè e torta per quel tizio. Non era nemmeno chiaro cosa avesse fatto, a parte scappare dal camping. Mulligan sapeva che anche la pazienza dello sceriffo con il federale si stava esaurendo. Con questa merda vichinga, Guarda che roba! Niente male quei tipi! Perché non ne ho mai sentito parlare prima? Senti chi parla, quello che ha scoperto Ozzy Osbourne da un reality. E sono. Passiamo. Wow! Night Springs! Cavolo, che bei tempi! Ti ricordi quando ti ho trovato quel lavoro? Il tuo primo vero lavoro da scrittore. Oh, questo è uno dei tuoi episodi. L'episodio di stasera. Il sogno dei sogni. Ah, e di qualcun altro. Ci uniremo al signor Jones nell'esplorazione di un paesaggio onirico, solo per fermarci improvvisamente davanti a una situazione decisamente terrena. Una lunga fila di persone. Ehi, Jones, giusto? Ascolta, dovremmo aspettare finché Sua Altezza là non sarà pronto. Oh, wow, e chi è? Non lo conosci? Ma sei nuovo. È il tizio che ci sogna. Beh, non solamente noi. Lui sogna ogni cosa. Tutto questo. Ma aspetta, no. Sono io quello che sta sognando. Sto dormendo. Non siamo nel mio sogno. Oh, sì. Certo. Sveglia, amico.
sei solo un altro sogno. Io sono un sogno. Tu sei un sogno. Il tipo assurdo con la muta è un sogno. E la ragazza bella e sorridente è senza dubbio un sogno. Ma sono quasi sicuro di sognare tutto questo. Beh, forse sei un sogno molto confuso. Mica sono Freud. Io so solo che conosco dei tipi in gamba e loro dicono che il tipo che sta sognando è quello là. Non capisco cosa significhi. Significa che lo rendiamo felice. Niente cadute improvvise. Facciamo in modo che sia vestito quando si mostra in pubblico. Nessun inseguimento con il mostro alle calcagna e lui che corre come un pazzo mentre le sue gambe non funzionano. No, signore. E se poi si sveglia con i sudori freddi? Ah. Già, esatto. Perciò aspettiamo finché non vuol proseguire. Manteniamo la pace e la calma. Ehi, sta succedendo qualcosa. Sì? Che cosa? Come? Non senti? Ah, oh, santo cielo, è una sveglia. Sei tu, vero? Ti prego, moglie e figlie, ti prego, non svegliarmi. È il 1976. Regna la pazzia nella fattoria degli Anderson. Contro ogni logica, l'ingrediente più potente del loro whisky di contrabbando è acqua non filtrata di Cauldron Lake. Gli Anderson si sentono delle divinità. Odin ride in continuazione, considera l'ipotesi di cavarsi un occhio. Thor corre nei campi con il martello in mano, nudo, strillando e inseguendo fulmini. Le loro canzoni sono intense. Qualcosa di antico si sta rivoltando negli abissi. Sta tornando. Il vascello vichingo era imponente, quasi un ariete da battaglia. Thank you.
vecchietti la sapevano lunga. Dai una cosa, Al, e ne usciamo vivi. Ho intenzione di iniziare a rappresentarli. Già, mettere questa roba online, creare un reality show, lanciare un nuovo singolo. In bocca al lupo, amico. Ehi, tu trova il modo di uscire da qui. Io do un'occhiata a questa roba. Attento, Al! Tieni gli occhi aperti, ok? Come sapranno i nostri fan, di solito lavoro di notte, ma non sono l'unico. Gli agenti Mulligan e Thornton dedicheranno un po' del loro prezioso tempo per farci compagnia qui in studio. Ragazzi, siete occupati ultimamente? La festa del cervo è alle porte? Immagino che avrete parecchio da fare. Sì, abbastanza. Veramente, Pat, siamo stati impegnati in un'altra faccenda. Che riguarda un'indagine in corso. Non possiamo parlarne. Non volevo dire niente. Intendevo solo che abbiamo, come dire, altra carta. Com'è il carico di lavoro rispetto all'anno scorso? Mi sembra tutto relativamente tranquillo, ma in questo periodo la gente tende a fare pazzie. Sì, è pazzesco, padre, pazzesco. Quest'anno ne abbiamo viste di tutti i colori. Vandalismo, risse, schiamazzi. E anche moltissima gente scomparsa. Sì, sì, più o meno le solite cose, Pat. Solo, insomma, in quantità maggiore. È una mia impressione o la festa del cervo si fa ogni anno più pericolosa? La gente beve di più, mi pare, e inizia prima, inizia da giovane. Non è solo una tua impressione, Pat, ma... Decisamente. Ehi, stavo parlando, torno. Via, mi ho perso il filo del discorso. Non solo tu. Sì, è pazzesco, Pat. Ma a dire il vero sembra che la maggior parte dei guai li causino gli adulti, che dovrebbero comportarsi meglio. Quest'anno i ragazzi fanno bravi. Beh, meno male, insomma. Ragazzi, vi ringrazio di essere passati. Vi lascio tornare al vostro dovere. Tranquillo, Pat. Nessun problema, Pat.